Benvenuti a una nuova puntata di Neostation, io sono Giorgi Paolo e oggi andremo a parlare del fumetto, o meglio dire del fumetto storico, scritto da Marco Carucci e disegnato da Paolo Ramella, dal titolo Sergio Ramelli, quando uccidere un fascista non era un reato. Il fumetto parla della storia di Sergio Ramelli, un ragazzo normale di 18 anni, che frequentava la parrocchia, giocava a pallone, seguiva la sua squadra del cuore, l'Inter, aveva amici, aveva una ragazza, ma l'unica sua pecca, era di essere, un esponente, del movimento, di una falange del movimento sociale italiano studentesco, quindi era il movimento studentesco di destra. E in quel periodo, gli anni 70, appunto, stiamo parlando, ambientato negli anni 70, nel 1974-75 per la precisione. In quel periodo erano periodi, di grande innovazione, di libertà, di innovazioni musicali, c'era molta libertà in quel periodo. Ma dopo il 68, possiamo dire, c'è stata una grande libertà di pensiero e di cultura, ma allo stesso tempo, in Italia, ma anche poi in tutto il mondo, era anche un periodo molto violento. Soprattutto a livello politico, tra le due falangi, tra quelle di estrema sinistra, facente parte Potere Operaio e Brigate Rosse, e dall'altra parte c'erano altri nuclei facenti parte all'estrema destra, ecco, e si scontravano non solo in modo verbale, ma anche in modo fisico, e tante volte purtroppo ci scappava il morto. Quindi era talmente esasperata l'ideologia politica ad arrivare appunto ad uccidere il proprio avversario. E queste sono cose che si ripercuotevano ancora dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, perché erano passati neanche 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'erano ancora vecchi rancori, mettiamo la famiglia, l'ideologia, mettiamo comunista, che hanno avuto i preti, hanno fatto i partigiani, avevano inculcato nei ragazzi della loro famiglia quell'ideologia, e viceversa, se altri parenti erano stati nella Repubblica Sociale Italiana, avevano avuto ideologie di stampo fascista e di destra, ecco. Quindi erano periodi molto duri e come ho detto, in ogni manifestazione o rappresaglia si scappava il morto. All'inizio del fumetto c'è una bellissima prefazione del magistrato Guido Salvini che appunto nell'85 riaprì con un suo collega il fascicolo per riprendere il processo sul delitto di Sergio Ramelli che era stato oscurato per quasi 10 anni. Infatti nella prefazione, che adesso non vi voglio leggere, comunque è giusto che chi compra e dovete comprare questo fumetto la legga per capire al meglio come si viveva a quei tempi. E qui spiego un po' tutta la storia di come è stato riaperto il caso, le difficoltà che ci sono state, perché comunque dopo 10 anni tante persone che avevano poi erano state implicate in quell'omicidio, in quel pestaggio brutale che aveva portato alla morte di Sergio Ramelli, comunque erano diventati dottori facoltosi, avvocati o addirittura avevano parenti dentro i piani alti della politica e altri erano morti. E poi comunque c'era sempre l'ostentazione di nascondere e di denigrare coloro che volevano riaprire questo caso perché erano imputati come volessero fare un processo nel 1968 e tutto quello che poi era susseguito. E quindi lui racconta in questa prefazione i suoi stati d'animi e le difficoltà che ha avuto, come poi anche quelli di una certa età comunque che hanno vissuto quei tempi. Forse i più giovani no, perché comunque anche se ha una storia molto vicina a noi, perché comunque sono passati solo 40 anni, non tutti conoscono questo periodo della storia italiana ed è molto importante capirlo, impararlo a conoscere. Quindi anche ai giovani lo consiglio vivamente questo fumetto. Quindi, come vi dicevamo, tutte le difficoltà che ci sono state per questo caso, e infatti, poi racconta anche lui nella prefazione che comunque il fumetto è stato fatto molto bene.
ci sono punti dettagliati che fanno proprio capire quel momento di grande violenza e da molta parte politica, anche istituzionale, di tapparsi la bocca e gli occhi e voltarsi dall'altra parte se eri di un determinato colore politico. Tipo, infatti, c'è una scena molto importante dove c'è sulla scritta della lavagna un'offesa molto minatoria nei confronti di Sergio Ramelli, e il professore di scuola fa finta di nulla e cancella come nulla fosse questo messaggio senza far niente. Quindi c'è proprio il totale menefreghismo. Sei di un altro colore politico, ecco, erano affari tuoi. E quindi, e anche qui nella prefazione, Guido Salvini lo specifica molto questa cosa. È un fumetto essenziale, disegnato in modo essenziale, in bianco e nero, ma veramente fatto bene, come ho detto all'inizio, fa capire veramente come si viveva in quel periodo. Anche i dialoghi sono veramente, fanno capire al lettore, anche quelli che non conoscono bene la storia di quel periodo e che dovrebbero impararla, assolutamente, fa capire, come abbiamo detto, come si viveva, i vari stati d'animo che c'erano. Infatti, si apre nel settembre del 1972 a Milano, una giornata tranquillissima della storia della vita di Sergio, e come è fatta di gioco, di pallone, una ragazza, cinema, amici, aveva le sue ideologie, che però venivano sempre denigrate anche in modo violento nella sua scuola dalle altre fazioni politiche. Io non vi voglio, vabbè, che tanti la storia la sapranno già come è andata a finire, che comunque l'abbiamo detto all'inizio, c'è stato un omicidio, purtroppo Sergio è morto. Ma io non vi voglio dire nulla perché è giusto che dovete leggerlo, perché veramente è un fumetto che mi ha colpito molto, mi ha colpito. È disegnato e scritto in modo magistrale e racconta uno spaccato del nostro paese che è molto vicino a noi. Perché conosciamo tutti i genitori, parenti, amici che comunque in quel periodo ci sono nati o l'hanno vissuto, e comunque vi potete fare anche raccontare da voi come si viveva. E quindi io ve lo consiglio. Ho avuto la fortuna di conoscere a Trieste Paolo Ramella, un'ottima persona, una bravissima artista. E Nerve Station dà pieni voti a quest'opera e vi obbliga a comprarla. Bene, allora siamo arrivati alla fine della recensione. Ringrazio ancora Paolo Ramella per avermi dato la possibilità di recensire quest'opera. E noi vi diamo appuntamento per la prossima puntata di Nerve Station. Ciao Nerdoni, alla prossima!